The rain didn't put a damper on the enthusiasm of those who welcomed Pope Francis to the parish of San Gelasio. Both young and old had eagerly awaited him. The children gave some gifts to the Pope, letters, a visor. A very determined representative also shared a few warm words of welcome. Ciao Papa Francesco, noi ti stavamo aspettando con gioia e siamo contentissimi che tu sia qui. However, she didn't know where to end. Noi facciamo la catechesi per imparare a conoscere meglio Gesù e a imparare dal suo esempio. Grazie, grazie, sei stata brava. Pope Francis expressed his gratitude to the young people and took advantage of the opportunity to share this message with them in light of the weather. Sentite questo, la vita assomiglia a questo pomeriggio un po', perché dalle volte c'è il sole, ma dalle volte vengono le nuvole e viene la pioggia e viene il tempo brutto. Sappiate che nella vita ci sono tempi belli e tempi brutti. Cosa deve fare un cristiano? Andare avanti con coraggio, nei tempi belli e nei tempi brutti. After, the Holy Father entered the parish buildings, where he greeted the sick and elderly, such as this couple who have been married for 60 years. The Pope told the elderly they are the arms of the church and that they shouldn't lose contact with young people because their wisdom is needed. During Mass at San Gelasio, Pope Francis spoke of the transfiguration of the Lord. He reminded that Christ wanted the apostles to see it in all of its glory so they wouldn't lose hope following the Passion. Ma è questo il messaggio. Sempre ci prepara. Ci dà la forza per andare nei momenti di prova e vincerli con la forza di Lui. Gesù non ci lascia soli nelle prove della vita, sempre ci prepara. Pope Francis also suggested keeping in mind that life's difficulties, whether great or little, hold an important message that each person must discover. Nella vita quotidiana forse avremo problemi o avremo da risolvere tante cose. Farci questa domanda: cosa mi dice Gesù oggi? E cercare di ascoltare la voce di Gesù, l'ispirazione da dentro. E così seguiamo il consiglio del Padre: questo è il figlio mio, l'amato, ascoltatelo. This parish has especially experienced pain. 2 years ago, a Sunday school child named Julia died during an earthquake and saved her sister's life by covering her.